questione non è se siamo molti o pochi, è che sta succedendo qualcosa di molto interessante e le forze politiche sono preoccupate. Qui oggi non c'è nessun partito dell'arco istituzionale presente. Qui sta nascendo qualcosa di molto interessante, come a Quirra, a Santa Teresa di Gallura, nel Sulcis Iglesiente, a Ottana. Oggi si vota il referendum contro un altro bruciatore a Budusò. Noi siamo in nove e tanto non ha mai te succedendo. Credo che siamo arrivati a una linea spartiacque, a una storia che è pressoché finita, nonostante che le forze politiche istituzionali la garene mantenere in balsamata. Non c'è nessuna traccia di cambiamento, nessuna traccia di una prospettiva nuova. E chi è che trascende il cambiamento? È successo qualcosa che sta marciando da alcuni mesi, e cioè tutti i movimenti indipendentisti, le sensibilità del mondo progressista, le associazioni, gli ambientalisti si stanno unendo finalmente in una battaglia unica. E se cacchinosa che non ti successo mai, 700 persone a Quirra non si erano mai viste, faghimisi in manifestazioni sindeghe, in vinti, per la prima volta i pastori vanno da Fiordalisi e denunciano il crimine delle basi militari, per la prima volta le donne fanno vedere i loro figli deformi, per la prima volta le donne denunciano gli aborti terapeutici che hanno debito subire in questi anni per sopperire allo scempio eterno dell'uranio impoverito e del dottor Atrasa porcheria che non sono battenna in noi. La questione a Porto Torres è drammatica in questo senso. Storia De Eon fa meraviglia. Come mai la stampa, televisione, giornale e politico stanno dilatando a dismisura l'incidente? L'incidente è vero, è grave, è gravissimo. Chi manta mezza litro rispetto al Golfo del Messico sono nuda, rispetto a noi sono moltissimi e noi ci costituiamo parte civile e noi imporremo a E.ON a pulire tutto. Ma attenzione, ci sono un paio di obiettivi pericolosissimi. Smantellare il gruppo 1 e 2 pare una cosa bella, ma dietro qual è il progetto? Costruire un mostro 100 volte più pericoloso da 800 milioni di euro che la classe politica si caga e pappare. Le solite lobby che noi conosciamo bene di potere stanno strumentalizzando questa battaglia per fare altro e quindi ricaduta delle polveri sottili, migliaia di tonnellate di gessi, centinaia di tonnellate di ceneri che verranno gestite su nuove discariche, Canaglia Estigue, Porto Scala R Estigue, e chi è beta in seguito a questa operazione? La solita lobby. Qual è l'alternativa al degrado? Costruire, li avete visti tutti quei depositi, quelli sono da 100.000 tonnellate, questo sono già belle, prontoso, restaurati, per fare il più grande deposito di prodotti petroliferi gestiti da Leni, il più grande del Mediterraneo, quindi un aumento di traffico delle petroliere, incidenti se gusto saranno all'ordine ogni settimana. Paradossalmente E.ON è il più grande nostro alleato, perché? Hanno una tragultura, sono tedesco, sono ambientalista, e allora noi dobbiamo sederci in un tavolo di trattative per almeno due questioni. Che E.ON, visto che guadagna 400 milioni all'anno, 400, sono in condizione, se ogni ghiaia, lucidarla. La sabbia, la farla, la renderla più brillante. Hai gusto sai spendere 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, non mi chiedere nulla. Ma stiamo dimenticando l'altro. Ma vorremmo a E.ON, quindi devono dare l'esempio, che meritano di stare in questo territorio, che tutelano questo territorio, quindi deve fare una iperbonifica a tempi record. Per che cosa? Per denunciare l'indecenza dell'ENI, che ai guai seguono su base all'inquinamento
1000 volte superiore a quelle 50.000 tonnellate, Fusa e Sayogada, e dimostrare che E.ON, spero che ci stiano ascoltando, in tempi brevi, rapidi, fanno scuola di disinquinamento. E in sputtana la Chie per 30 anni sta tergiversando. Bravo. E ci sta avvelenando tutti i santi giorni. In questo momento, come noi se lo fai vedere, c'è un fiume di fenolo, di benzolo, di benzene che sta scorrendo a mare. E noi si mudoso, quindi attenzione a questo tipo di trappola, perché il gioco grosso sono in quei 1.000 miliardi che Eni deve fare nel risanamento ambientale. A tua innocenza, di culta e sei ogala. Quindi noi useremo Cesare Tenaglia, divini e impera. Dobbiamo essere intelligenti, capaci di usare E.ON contro quei pirati in giacca e cravatta che si annidano in Porto Torres, nel governo regionale, nelle banche, nelle multinazionali. Culta e sei ogala nuova. E.ON deve prendersi una responsabilità. Ed è arrivato a un bivio. O costruire quel mostro da 800 milioni che è la mega centrale a carbone e continuare a morire, oppure con il nostro appoggio imporgli una scelta green economy, e cioè costruire un campo da 100 ettari di pannelli solari, che ovviamente la cosa migliore sarebbe farla noi a capitale misto e a capitale privato, però lo dobbiamo impulsare in questa direzione. Finire con questo tipo di politica che ha prodotto morte e lavoro, lavoro e morte. È ovvio che lo chiedi, sul ricattadoso, minettadoso, per la prima volta vediamo gente in piazza. Quindi noi di questa cosa dobbiamo essere contentosi. Quindi era il bivio, green economy o vecchia economia. La vecchia classe politica che era della vecchia economia, dove l'assioma è lavoro e morte. Noi siamo sulla nuova generazione concettuale di un nuovo sviluppo per la Sardegna, siamo su per la green economy, e questi devono darci un aiuto. Come? Coinvolgendo le popolazioni, coinvolgendo l'università. Noi abbiamo in mano uno dei più grandi pozzi petroliferi attuali, che è il vento. Un pozzo di petrolio, pompala, quello che dite se po. 40 litri ogni 2 secondi, 40. Queste ventole producono canto un pozzo di petrolio, ma nella legislazione internazionale, per quanto riguarda il petrolio, i proprietari del terreno, le amministrazioni hanno diritto a delle royalty che vanno dal 10 al 20 al 30%. Bene, quel campo eolico, quel campo solare da 100 ettari, noi pretendiamo le royalty. Normale, è un'inversione politica nuovissima. E con questo diritto a momento, dobbiamo coinvolgere l'università, finanziare immediatamente cash, capo fare una centrale di questa portata, Miguel, annos e annos, i pannelli solari nell'arco di 6 mesi sono pronti, e noi fra 6 mesi stiamo incassando le royalty da consegnare o a un fondo cassa comune o a università, o creare il più grande centro sperimentale in quel paradiso terrestre che è la Sinara, all'interno del parco dei cetacei, all'interno del SIC, all'interno di un parco naramosu ambientalista riconosciuto da 80 comunità europea. Questo dobbiamo fare, dare una nuova visione, una traiettoria di senso, e in questo modo andiamo a fianco l'università, gli studenti, i padri degli studenti che risiedono a Porto Torres. In noi che mi pare che questa cosa è funzionante, è un miracolo storico che siamo tornati tutti uniti, ma è l'inizio di un processo che si è messo in moto, che difficilmente loro riusciranno ad arrestare. Quindi noi non dobbiamo mollare manco di un millimetro, perché siamo su riprendendoci quella dignità che il popolo sardo ha sempre avuto. Qui c'è ancora un popolo, qui c'è ancora una nazione. Noi siamo stati per secoli degli eccellenti progettatori di felicità, ma come siamo arrivati nel momento più basso, nella peggiore depressione, ma dopo il momento più basso si risale sempre, come siamo in grande risalita, e ci riprenderemo quel ruolo di grandi progettatori di felicità che siamo sempre stati. Grazie. Bravo.